Intanto la sorpresa di ambientare Cavalleria nella sua culla, nel suo luogo di nascita, quindi è un ritorno a casa, è un privilegio che mi ha fatto abbracciare con entusiasmo, senza pensarci su due volte, questo progetto. E qui basta dare un'occhiata e ogni pietra ricorda una storia e si sente proprio lo spirito di Verga e della sua letteratura. E quindi sarà facile ambientare proprio come un ritorno del figlio al prodigo questa opera meravigliosa dove essa è nata, senza stravolgimenti, perché io sono proprio mentalmente rispettoso della tradizione, della storia, della cultura, perché io sono fermamente convinto che nulla sia più contemporaneo del passato e della classicità. Quindi sarà un riportare alla vita, riportare all'energia vitale, la vera Cavalleria Rusticana, le pagine di Verga e le pagine indimenticabili di Mascagni. Diciamo, la Sicilia è cambiata perché è cambiata. Anche se poi gli archetipi, diciamo, umani sono intramontabili, quindi la gelosia che anima questa partitura è l'infa vitale dell'umanità da quando essa è nata, quindi non c'è un tempo, non c'è uno spazio, non c'è neanche una regione o un paese. Poi è chiaro che la società si evolve, la società cambia, muta, però anche nell'evoluzione, che è sacrosanta e che è comunque auspicabile in ogni sua forma, però c'è sempre un ritorno alle origini e questo a me affascina molto. Sono i vecchi archetipi della classicità, no? A cui siamo stati istruiti ed educati. Quindi la Sicilia, certo, non esiste più il piccolo paesino, diciamo, dove si consumano le tragedie degli adulteri e delle gelosie guardando da dietro le finestre. Però fondamentalmente certi sentire, certi sapori ancora ci sono, ma ci sono qua come ci sono nelle grandi città o ci sono anche oltre Italia. Grazie Vizzini!